Benvenuti in una nuova puntata del Coffee Nerd Podcast con una delle voci più sensuali di YouTube Italia e di Twitch Italia. No, scherzo, sono Zu di Guzze di Vintage e vi do il benvenuto a una nuova puntata del Coffee Nerd Podcast versione Twitch. Ovviamente vi invitiamo a visitare i nostri social, Instagram, Facebook, YouTube, tra l'altro soprattutto YouTube, dove pubblichiamo i nostri documentari di Imperium e l'audiolibro Momotaro guardava sempre la luna di Michael Guastella, che esce ogni mercoledì alle 18:30 e anche su Twitch, ovviamente, dove stiamo streamando in questo momento. Ma ovviamente, come sempre, non sono da solo. Qui con me c'è il bellissimo e fantastico e vinteggioso Michael. Ciao Michael. Presente, ciao Zu, ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando, ci ascolteranno e sì, bla bla bla, sempre le solite. Presentazioni in pilota automatico. Esatto, tra l'allero e tra l'alla. In ogni caso vi dico già, sì, se Michael risponde tardi è perché è sempre lo stesso problema dell'altra volta, cioè c'è un po' di differenza per via della connessione che qui fa poco cacare, ecco, aggiungerei. Bene, ma di che cosa parliamo oggi? Oggi sono un pochino più in vantaggio rispetto a Michael, perché oggi parliamo del mondo videoludico. Non è che andiamo proprio a trattare un videogioco specifico, andiamo a trattare un'ideologia, ecco. Andiamo a vedere due fronti in questa guerra che ormai vediamo da parecchio tempo, cioè la qualità e dall'altra parte la quantità. Qual è il significato di questo discorso? Ormai da anni ci siamo tutti resi conto del fatto che escono dei capolavori videoludici. E adesso andremo a fare qualche elenco assieme a Michael e dei giochi mancati che magari avrebbero potuto essere un qualcosa di più, ma che sempre per la stessa situazione, sempre per la stessa questione del dio denaro, succede sempre il problema che deve essere pubblicato il prima possibile e chi lo sta creando non ha il tempo di farlo o magari non ha voglia neanche di farlo e fa ancora peggio, ok? Ma intanto, allora, anche se Michael non è molto pratico nel mondo videoludico, certo, giochicchia anche lui, ma non ha magari l'esperienza di Vlad, perché io non mi ritengo un gameplayer, volevo sentire il suo parere generico riguardo a questa situazione che si aggira nel mondo ormai da... nel mondo dei videogiochi ormai da parecchio tempo. Michael? Sì, mi senti? Problemi audio non ce ne sono. No, non c'è nessun problema, solo che vedo che ci mette un po' più del solito sto giro a... Ok, perfetto. Ok, vai. Va bene. Sì, comunque sono riuscito ad ascoltare bene o male tutta la domanda, senza problemi. Sicuramente... il discorso generale legato al ciclo economico, produttivo che segue sempre il consumo, quindi la voglia sempre di produrre prodotti spendibili nell'arco di poco tempo, di modo da che siano consumati il più rapidamente possibile per far fronte a quelle che poi sono i nuovi. Questa cosa qui è una problematica che ormai invaso qualsiasi ambiente, più o meno. Dai videogiochi ai libri alla produzione di serie TV e quant'altro. Giustamente, come facevi notare te, è anche un problema di quantità piuttosto che non la qualità. Logico che buttando fuori a nastro prodotti sempre nuovi che devono attrarre sempre più utenti in maniera più diversificata possibile, si tende a non dare il giusto valore al lavoro che ci sta dietro alla produzione. E quindi conseguentemente si buttano fuori i prodotti in un modo o nell'altro difettano. Alcuni di questi difetti, specie considerando i soldi e i capitali investiti dietro queste lavorazioni, sono difetti che effettivamente sono impossibili da tollerare per quel dato prodotto e anche per il costo che ha quel dato prodotto. Ricordiamo chiedo solo una cosa, Michael, comunque, scusami, perdonami. Per quanto riguarda stai vicino al microfono, scusami. Sì.
sicuramente anche il costo relativo ai prodotti stessi in ambito videogames sono sostenuti, non sono certamente abbordabili o al portafoglio di chiunque, quindi già questo va tra virgolette una nicchia. Quindi invadere il mercato con continui prodotti che non si dà nemmeno il tempo di farli assimilare, e quando subito dopo è previsto l'uscita di un nuovo titolo, un nuovo seguito, fa sì che sicuramente lo signore si intaschino sempre grossi profitti. Però il mercato rimane saturo e le problematiche si trovano proprio nel gameplay, comunque nel gioco stesso, nella modalità di gioco che offrono questi videogiochi stessi. Poi l'avrei notato anche te, una questione che poi vabbè può andare di gioco in gioco, certo, però si è notato che molti giochi vengono pubblicati prevalentemente vuoti, per poi, dopo averti venduto un gioco incompleto a 70 euro, faccio l'esempio, all'uscita del gioco, poi ti ritrovi con delle espansioni che dovevano già essere all'interno del gioco, che magari ti costano, che ne so, 20-30 euro, ma che nel complesso fanno un po' innervosire, perché comunque sono cose che magari potevano già starci all'interno se avessero impiegato più tempo nella lavorazione. Le espansioni ci stanno, sia chiaro, non sono da buttare, anzi, ben volentieri, se sono delle espansioni interessanti, sono ben volentieri di aprire il mio già magro portafoglio, però si è notato in molti casi che è proprio così. Il gioco deve uscire e basta. Adesso io infatti volevo fare un piccolo esempio, ma prima di farlo volevo chiedere a te il tuo, anche se non l'hai finito, il tuo parere riguardante Ghost of Tsushima, che so che ci stai giocando in questo periodo e che mi sembra, mi permetto di dire, poi ovviamente ognuno ha il diritto di dire la propria, sia chiaro? Mi permetto di dire che penso che sia nell'ambito sia nel fronte qualità piuttosto che quantità. Ma per come lo sto vivendo io il gioco, premetto che allora non sono un tipo di giocatore assiduo, quindi nel senso io porto avanti magari un gioco per parecchi mesi. Mi piace specialmente perdermi e fare tutte le missioni secondarie, sono da quel punto di vista lì un po' preciso. Quindi diciamo che me lo godo a tutti i livelli. Godo come in un porto. Magari di tanti altri che tentano magari di... lo finiscono subito. Mi piace dargli, diciamo, godere di tutte le sfaccettature del gioco, anche certo. Appunto perché sono comunque investimenti di un certo livello, anche se vabbè, in questo caso mi è stato donato il gioco stesso. Allora posso dirti sicuramente che il gioco logicamente la grafica, quelle cose lì difficilmente andiamo giù a livelli bassi, alquanto molto bassi. Penso diciamo che ormai da quel punto di vista lì sono pochi i giochi che dai non possono non appagano Tsushima lo appaga al meglio. Gli ambienti ricreati è una cosa che mi piace molto, essendo anche un amante così del cinema e interessato anche alla storia, alla tradizione giapponese. Mi piace molto l'interfaccia grafica, che ad esempio all'inizio ti consente di filtrare il gioco stesso da un punto di vista cinematografico. Si chiama proprio Akira Kurosawa, praticamente, che è un famosissimo regista, forse il più famoso, almeno qua da noi in Occidente, regista giapponese, che infatti ti permette di guardare attraverso il filtro del bianco e nero, comunque come se fosse dietro una cinepresa, quindi dà molto quel tocco tipico di Kurosawa, delle sue pellicole, quindi è una cosa che questo apprezzo tantissimo. È affascinante. Poi anche l'elemento storico. Sì, l'elemento storico stesso è anche ben strutturato. Devo dire che nonostante la storia parta da presupposti ovviamente un po' fantasiosi, diciamo così, comunque storicamente, per quanto riguarda gli abiti, i territori, il modo di vestire, il modo di porsi dei personaggi, risente proprio di quel periodo lì. Stiamo parlando, se non erro, del periodo Kamakura, quindi siamo intorno al
1200, okay. Secondo la tradizione che vuole, per chi non lo sapesse, praticamente c'è stato un tentativo di invasione dei mongoli sulle coste giapponesi, che secondo la storiografia ufficiale è stata interrotta dal kamikaze, cioè dal vento divino, da questa tempesta che ha distrutto le flotte di Kublai Khan, ma secondo, diciamo che all'interno del gioco invece questa invasione c'è, in parte c'è stata, e Kublai Khan sta per annettere sostanzialmente da Tsushima in avanti tutto il Giappone. Infatti te devi interpretare il personaggio che è discendente di un'antica e nobile famiglia di Tsushima, che deve raccogliere le forze esigue e scacciare i mongoli dal territorio giapponese. Quindi da questo punto di vista è molto completo il gioco. Anche le missioni secondarie si riferiscono a molte tradizioni giapponesi, da quella dei kami a quelle delle antiche, dei demoni del folklore giapponese, al rispetto che si ha della natura o delle volpi che sono appunto viste come degli spiriti guida, da questo punto di vista. E la giocabilità è sostanzialmente un po' similare a, per stare nello specifico, a un GTA, Red Dead Redemption. Quindi c'è molta disponibilità, la mappa è molto lunga, hai un sacco di missioni secondarie, è ampia, quindi ritengo che il costo di questo gioco e il tempo che ci va per portarlo avanti, per completarlo, meritano sicuramente, quindi è sicuramente un'opera qualitativamente da inserire tra quelle riuscite. Ok, quindi in ogni caso già si dimostra il fatto che comunque per essere un gioco ha già comunque all'interno un arsenale di particolarità magari più o meno interessanti che comunque arricchiscono il gameplay, arricchiscono quelle ore passate a giocare, che è una cosa fondamentale, perché il videogiocatore è questo che vuole fare, andare lì e vedere il gioco in tutta la sua bellezza, ecco. E questa è una cosa fondamentale. Infatti voglio fare degli esempi. Faccio due esempi veloci sui giochi di qualità e poi vado a concentrarmi maggiormente sui giochi di quantità, perché c'è un esempio che è proprio lo status symbol di questo fronte. Allora, per la qualità basta fare l'esempio di Red Dead Redemption 2. Magari un gioco che non ha la stessa potenza, parlando di fama, di GTA, però come storia in single player, per esempio, è un qualcosa di eccezionale. Ogni passo che fai è un avvenimento che trasforma la partita, ti trovi personaggi a caso, avvenimenti, sparatorie, di tutto e di più. La mappa, tra l'altro, sì, è enorme, che a volte uno dice la mappa non vuol dire che più è grossa, più il gioco è bello, certo, ovvio, però questa mappa qui è stata fatta in maniera certosina, tra l'altro c'è anche all'interno una fauna perfetta, oserei dire. Poi vabbè, qualcuno potrebbe lamentarsi dell'online, peccato, perché l'online comunque non è tanto vecchio, è giovane ancora, quindi secondo me ha ancora del potenziale per aggiungere altra carne al fuoco. C'è anche Cyberpunk, non è ancora uscito, lo so, però si prospetta un qualcosa di interessante. Tra l'altro oggi ho saputo che ha avuto lo stesso problema di Red Dead Redemption poco prima dell'uscita, cioè qualcuno oggi, non so se hai sentito Michael, qualcuno oggi già prima dell'uscita, dovrebbe essere il 10 dicembre, ha già venduto le copie, soprattutto l'edizione speciale ha venduto a umma, rompendo il day one. È anche abbastanza illegale come cosa. Adesso poi non mi sono informato ulteriormente, quindi magari c'è il nome del negozio, non lo so. Fatto sta che già è la stessa cosa che è successa con Red Dead. Tutti rompevano le balle, c'era gente che infatti era riuscito a ottenerlo prima. È un casino. Però essendo Cyberpunk creato da gente come quelli della CD Projekt, e parliamo di The Witcher 3, non penso che sia una cazzata quella che uscirà. Lo vedremo ovviamente tra pochi giorni.
E invece andiamo nel settore quantità, e qui c'è un esempio lampante, e cioè tutta la saga, non tutta la saga, ma quasi tutta la saga di Assassin's Creed. La cara Ubisoft, franco-canadesi, hanno tra le mani un gioco della Madonna. Il primo è stato carino, la trilogia di Ezio mi ha arrapato alquanto. Poi c'è stato, ce ne sono stati altri, come quello della guerra di indipendenza americana, che è stato abbastanza interessante. Poi, vabbè, Black Flag, quello dei pirati, è stato molto, molto bello come gioco. C'era anche una meccanica dentro, al di fuori del personaggio che usavi, c'era anche un personaggio dei giorni nostri in prima persona, senza fare spoiler. Che è una cosa su cui si potevano lavorare ancora di più nel susseguirsi dei giochi. Vai avanti con i capitoli, si arriva a Unity, quello durante la Rivoluzione francese. Mappa fantastica, questo è indubbio. Ci troviamo a Parigi, nella Parigi rivoluzionaria, fatta in maniera perfetta. C'era la gente che quando moriva si scioglieva, sembrava che non aveva le ossa, Michael. Non so se do l'idea. Bug assurdi all'uscita del gioco, che è molto grave. Cioè, tipo, c'era la famosa, ormai era diventato un meme, la faccia del protagonista in cui si vedeva solo gli occhi e i denti. La faccia non c'era e i capelli, basta, basta, il resto era tutto trasparente. Sono delle cazzate. Ma io penso, anche se molti dicono che Assassin's Creed Unity sia stata una merda, e su certe cose gli posso anche dar ragione, Unity aveva del potenziale. Aveva del potenziale della Madonna. Avrebbero, secondo me, potuto fare Lecce Auditore 2. Perché comunque Ezio aveva preso molto il pubblico. Ha preso anche me, sinceramente. E Mi invece, ricordo. ti ricordi che ho fissato? Però, invece l'hanno dovuto pubblicare a tutti i costi il prima possibile. Si vantavano di averci impiegato 5 anni a fare, fare la città di Parigi. Beh, grazie al cazzo, vedendo come l'hanno fatta, per l'amor di Dio. Ma comunque non hanno dato peso al resto. A una trama che sì, è molto bella, ma che avrebbe avuto del potenziale. Per esempio, c'è una missione in cui aiuti Napoleone e lo aiuti a prendere un oggetto. Per non spoilerare. E poi la missione finisce lì. Ok. Tralasciando l'espansione, che è una grandissima cazzata che fa vedere che tu vai ad aiutare ad arrestare Napoleone, che non c'entra un cazzo. Perché non avresti. Non potevi approfittare della situazione e fare un'altra trilogia in cui andavi all'interno del periodo napoleonico? Va bene, io sono di parte perché sono molto appassionato di storia, in particolar modo del periodo napoleonico. E Michael lo sa, ci avrà due coglioni così. Però poteva svilupparsi lì, invece no, subito dopo Syndicate, un altro gioco che anche quello durante il periodo vittoriano, la Londra vittoriana, anche quello gioco bellissimo, è iniziato praticamente, almeno gli altri giochi avevano un inizio, c'era una spiegazione, chi è, così, no? Invece appena arrivi nel gioco di Syndicate, ah, siamo Ivy e Fry, siamo due fratelli e siamo due assassini. E la trama non c'è più, non esiste motivazioni per cui siano degli assassini così buttati all'interno del contesto videoludico come così. Era sottinteso che dovevano essere degli assassini. Da lì in poi mi sono fermato perché mi erano caduti i coglioni. Questo non vuol dire che non continuerò la saga, perché comunque recentemente con la pubblicità di Assassin's Creed Vikings, l'ultimo gioco uscito, mi ha rispirato Assassin's Creed. E ho rigiocato a Syndicate, che non l'avevo finito. E lì mi sono sempre fermato sullo stesso problema, comunque. Dei giochi con del potenziale della Madonna, non sfruttati, solo perché ogni anno, Michael, doveva uscire un cazzo di gioco. Ogni fottutissimo anno doveva uscire un Assassin's Creed. Dopo Syndicate, se non sbaglio, ah, adesso perché i fan si erano veramente incazzati per questa cosa, che non è possibile che ogni anno doveva uscire peggio di un FIFA, che FIFA è più o meno giustificabile,
E allora hanno detto, ah, adesso non lo faremo più una volta all'anno, lo faremo una volta ogni 2 anni. Ah, minchia, cambia molto la cosa, effettivamente. Però poi so che essendo usciti Origin, che è quello durante il periodo egiziano, però nel periodo di Cesare, poi quello dopo Odyssey, e adesso Vikings. Tutti dicono che è bellissimo, c'è la grafica della Madonna, eccetera, 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 va benissimo. Però è bastato, io ero curioso, è bastato andare a vedere una qualsiasi live di Assassin's Creed Vikings. Io ho guardato quella di Yotobi, che era la fatta in anticipo, perché l'aveva autorizzato quelli della Ubisoft. E già era il primo giorno, Michael, era fottutamente pieno di bug. Non sto scherzando. Ed è sempre lo stesso discorso. Qui si va comunque, loro vanno sull'ovvio, cioè tanto il gioco vende, perché comunque Assassin's Creed piace. E invece, cioè sì, avete trasformato una saga che poteva avere un qualcosa di veramente enorme in un niente, un FIFA o un adesso mi azzarderei a dire un Call of Duty. Magari Call of Duty adesso in questo periodo è migliorato, non lo so. È un dispiacere vedere una questione, un gioco con del potenziale così pazzesco buttato così dentro i giochi, dentro i negozi di videogiochi o gli store online a 70 e 80 euro, e poi quando finisce il periodo natalizio, perché sarà così, te lo troverai a 30 euro. Adesso smetto di fare questo sfogo da ex o quasi ex appassionato della saga Assassin's Creed, e vorrei sentire il parere di Michael su quanto detto. Prego. Grazie della parola, Giuba. Sei stato, diciamo, esaustivo in quello che volevi esprimere. E diciamo che in parte sono d'accordo con te. Il fatto è che tante di queste case di produzione, di sviluppo dei videogames, producendo delle saghe che vanno avanti nel corso del tempo, finiscono ovviamente per fidelizzare il cliente che si appassiona al titolo stesso, ma purtroppo ha una visione che gli permette di soprassedere quello che è uno spirito critico che ogni persona dovrebbe avere. Cioè, obiettivamente valutare la validità di quello che si trova davanti. Tante di queste persone non riescono a valutare realmente la validità di quell'opera, comprano scatola chiusa perché sono fidelizzati a quel titolo. Quindi gli sviluppatori stessi non hanno nemmeno tutta questa motivazione nel migliorarsi, perché, diciamoci la verità, ormai non è più una questione di proporre un videogames che abbia una visuale stratosferica, quando sappiamo che processori e quant'altro, lo sviluppo tecnologico di oggigiorno rende questa cosa ormai superflua. Però invece di non lavorare al meglio per quanto riguarda tutto ciò che ruota intorno allo sviluppo stesso dei videogames, quindi alla storia, okay. Approfondire quegli aspetti che servirebbero a creare una completezza, no? A volte ti trovi in quei videogames, a giocare a quei videogames, che ti sembra di giocare, cioè, con lo stesso spirito con la quale giocavi ai vecchissimi videogames di una volta, che può essere Metal Slug e quant'altro, che è la tua missione fino da fare, tutto il resto è qualcosa che è messo lì a caso, quindi senza impegno. Il problema è che questo poi si riflette anche, come dicevi te, nel gameplay, proprio nello sviluppo del gioco. E qui apre una questione pesante, che pone gli sviluppatori stessi una posizione di soffrire, no? Di una tenuta mentale tipica di chi, ad esempio, fa i saluti iniziali dei podcast, no? Cioè vanno avanti col pilota automatico. È vero. Come abbiamo fatto, come ogni volta noi quando ci presentiamo. Ma viene, però dice, viene distinto. Invece a loro viene distinto, per questo sono pure pagati. Quindi fanno un copia e incolla, fanno finta, secondo me, che sta qualche mese chiuso in qualche stanzino senza acqua né cibo, quando in realtà vanno avanti col pilota automatico, probabilmente aiutati da qualche intelligenza artificiale che opera a grandi linee su processi produttivi di cui ormai loro sono al di fuori. Però ormai, ora come ora, siamo giunti ad un tempo, no? Che ci pone di fronte alla necessità di comprendere l'utilità del videogioco, secondo me.
cioè di capire che cos'è il videogioco oggigiorno. Cioè, è un semplice passatempo per intrattenerci, oppure una forma di d'arte in grado di coinvolgerci, come ogni forma d'arte che si rispetti e che sia capace di coinvolgere la totalità dei sensi umani. L'opera d'arte in senso lato, no? Che ti coinvolge, coinvolge il fruitore, rende paganti le ore che decidi di spenderci per mercato, sostanzialmente. Un po' come... Qui sta la differenza tra l'intrattenimento e l'opera artistica. Quindi bisognerebbe capire che cosa vogliono fare con i videogames, cioè se è solo intrattenimento o se vogliono renderla una forma d'arte, perché i videogames in ogni caso coinvolgono davvero la totalità dei sensi umani. Come assistere a un film, come assistere a una... ormai diventa come assistere a un film o tra virgolette, con tutti, distinguere il caso, leggere un libro, quant'altro. Cioè non ti basta più il mi metto lì 10 minuti, gioco, non penso a niente e vado avanti, ma assaporo la storia che sto vivendo, capisco cosa devo fare, mi ingegno per trovare delle soluzioni, sento i suoni che ci sono sotto, le musiche. Cioè non è più solo intrattenimento, bisogna capire che cosa si sceglie. È logico che noi potremmo semplicemente decidere, boh, andiamo sui titoli, diciamo, di nicchia, quelli meno sfruttati a livello di commerciale, e sappiamo che troveremo una qualità migliore, in senso generale. Perché poi così è, perché tutte le altre, essendo che devono seguire una logica di consumismo sfrenato, devono fuori titoli migliori e sempre a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro. Anche tutti questi aggiornamenti, un gioco appena uscito dopo 1 o 2 mesi, cosa serve? A impedire che la gente si stupisca tanto. Ad esempio, impedisce che la gente si stupi. Beh, certo. Quindi è tutto lì, anche come una persona vive il videogames in senso stretto, ecco. Beh, guarda, io adesso faccio un esempio prendendo in considerazione il nostro caro Vlad. Esempio, lui è appassionatissimo di The Last of Us 2, sia l'1 che il 2, per esempio The Last of Us, o comunque anche gli altri capitoli della Naughty Dog, come per esempio Uncharted, sono dei cazzo di film. Cioè, ti immergi, secondo me, ti immergi nel gioco, è come fossi un film. Infatti è un arte, ormai è divenuto un'arte il videogioco, però devi saperla sfruttare, secondo me. Devi rispettare più che altro l'opera, ecco, la tipologia di lavoro che attui. Scusami se ti ho interrotto, scusa. No, pienamente d'accordo con quello che hai detto. Bisogna semplicemente considerare il fatto che ormai i videogames sono diventati una forma artistica. Quindi, come tutte le forme artistiche, oggigiorno risentono di quelle che sono le problematiche generali. Cioè il fatto che ci sono determinate forme di questa... artistiche che vengono immesse sul mercato unicamente per essere fruite dalla maggior parte delle persone, quindi seguono prettamente un'idea di ricavare denaro da quelle opere lì, e delle opere invece che perseguono fini diversi, che sono più diversi. Anche i videogames ormai ricadono pienamente in questa logica tipica della nostra società ormai. È come infarcire, noi vediamo ogni anno, ad esempio, un esempio banale, il mercato italiano del libro sommerso da quantità industriali di libri, eppure siamo una nazione che legge molto poco. Sta un po' aumentando, molto poco, per fortuna, di poco, ma sta un po' aumentando. Sì, però sempre a livelli estremamente bassi. Sì, allora sì, perché? Sì, perché abbiamo, con tutta la quantità di narrativa, con tutta la quantità di scrittore che abbiamo, perché continuiamo allora a invadere il mercato di libri su libri su libri senza saperne neanche la verità di ciò che quell'opera lì vuole esprimere, no? Quando alla fine tanta gente non legge nemmeno, perché è sempre una logica concorrenziale di mercato. Invado sulla quantità, qualcuno compra, qualcuno sopravvive, le grandi case rimangono in piedi, ed è una logica ormai prettamente assimilabile anche a quella dei videogames, specie adesso, nel periodo intercorso adesso ultimamente, per col primo confinamento che abbiamo vissuto, col secondo confinamento che viviamo adesso. Sì, ci tengo a utilizzare termini in italiano perché è giusto così. È giusto così, e poi penso che rimandano maggiormente a riflettere sul significato di queste cose, invece che utilizzare termini generici come lockdown. Quindi tante case, già lo avevano fatto prima e lo stanno facendo tuttora, si stanno quotando in borsa e hanno fatto un sacco di soldi
a livello borsistico, perché logicamente con la gente tappata in casa, la gente tappata in casa che cosa fa? Netflix, videogames e quant'altro. Certo. Quindi anche questo sta rendendo palese il fatto che il videogame stesso si sia evoluto in qualcosa che non è più il passare del tempo al bar, cioè, al Metaslug, come era sorto all'inizio dei tempi, come era nato all'inizio. Difatti volevo farti un piccolo esempio, poi ti faccio continuare. Tra l'altro, dopo anni in cui era uscito GTA, all'inizio quarantena, è tornato GTA 5, uno dei giochi più venduti di quest'anno. Dopo anni, stiamo parlando di un gioco che è uscito nel 2013 e tuttora vive su tre console. Scusami, prego. L'esempio di GTA è bello calzante, anche perché obiettivamente io li ho giocato, ho giocato quasi tutte le versioni e non hanno mai cannato, che mi ricordo, non ho mai cannato un'uscita al videogioco, sono sempre riusciti a renderlo, e tra l'altro hanno dilazionato i tempi di uscita da un gioco all'altro, invece che molti, esatto, appunto, stanno cercando sempre di diminuire il tempo tra un'uscita e l'altra, invece loro dilazionano, però propongono poi sempre un titolo che, oltre a fare il botto a livello di seguito, a livello concettuale comunque l'opera stessa sopravvive. Poi uno può discutere su quello che è il senso di GTA, che va in giro a uccidere le persone, quello che volete, lì tocchiamo altri argomenti. Beh, però è rimasto, perché ad esempio è paradossale nei giochi che sono sempre più serializzati, come quelli sportivi, che obbligatoriamente devono uscire di anno in anno. Io prendo ad esempio FIFA, che hai fatto un esempio te poc'anzi, pur non essendo più un appassionato di calcio, però di solito FIFA, quei giochi lì, io li utilizzavo per tempo, magari ascoltando un podcast, avevo magari per impedire di cedere un po' al sonno, mi mettevo lì a giocare a FIFA perché non dovevo pensare a niente, andavo avanti tranquillamente nel trattenimento, e mi sono accorto che sostanzialmente la visuale è la stessa da 15 anni, ma voglia, non è che è cambiata poi chissà di quanto. E quello funziona per tutti i giochi che vengono prodotti in serialità. È l'esempio di un altro gioco che tipici della WWE. Io che sono appassionato di wrestling, ho giocato anche questo, quasi tutte le uscite. E anche lì vanno ormai col pilota automatico. Inseriscono qualche cosina nei menu di approfondimento, sempre qualche lottatore in più, però la giocabilità è praticamente la medesima. La gente però continua a comprare perché è fidelizzata al titolo stesso, ma la qualità lascia il tempo che trova. Infatti l'ultimo gioco che hanno fatto uscire, WWE 2K20, l'hanno ritirato dal mercato perché i bug erano qualcosa, cioè la visuale partiva e vedevi lottatori presenti da in cima all'arena o lottatori che rimanevano incastrati fra le corde, gli stessi bug, che problemi che causano giochi di wrestling di 10 anni fa. Minchia. Cioè anche lì, allora a che pro continuare ogni 7-8 mesi a buttare fuori un gioco che tanto nel complesso o è sufficiente o fa pena, sperando continuamente che l'uscita sia migliore. Allora a quel punto fai trascorrere 2-3 anni, fai un gioco che mi si deve, però a quel punto lì ti metti fuori dalla logica di mercato. E questo è il discorso, e quindi tutto questo è il problema. Invece però ci sono dei giochi, per esempio, ne stavo parlando oggi con un mio collega che, mannaggia lui, mi ha fatto tornare la voglia, perché io lo ammetto, mi piacciono sì i giochi AAA, ma ragazzi io sono molto fissato con gli strategici e i gestionali. E c'è un gioco che magari Michael lo conosce, è Tropico, non so se hai presente. In questo momento mi sfugge, però l'ho già sentito, forse okay, me ne avevi parlato allora, te. Un accenno veloce, praticamente Tropico è un gioco che secondo me a te potrebbe piacere molto, in cui tu sei un dittatore di un'isola caraibica e hai molte, oltre alla possibilità di costruire edifici, hai anche la possibilità di mettere leggi, puoi decidere di fare un'isola completamente dittatoriale, puoi fare un'isola filo comunista, filo sovietica o filo americana, puoi essere da nessuna delle due parti, puoi mettere delle leggi contro o a favore dello studio, puoi trasformare l'isola in una zona turistica, puoi trasformare l'isola in una zona industriale, molto carino. E siamo arrivati alla sesta uscita l'anno scorso, però
nonostante sia, uno possa dire che è lo stesso gioco, ha sempre delle meccaniche nuove, ma veramente nuove, che uno dice, ma cazzo, però, che bello! E questo ti incentiva a comprare i nuovi capitoli. Non è un FIFA che esce ogni anno, sia chiaro. Anzi, infatti, si prendono il loro tempo per sistemarlo. Per l'amore di Dio, non è un AAA, però sono quei giochi lì che ti metti, ti rilassi, ogni tanto senti due cazzate, perché a volte esce un po' non riesco più a parlare. Ilarità. Però è carino, lì ti rilassi. E comunque ci sono delle meccaniche piccole e grandi che nel gameplay fanno molto piacere. Silenzio in sala. Essendo un gioco gestionale, già ha delle dinamiche diverse, quindi già quel tipo di discorsi lì si possono fare, affrontare in maniera più sostenibile. Ad esempio, quelli sportivi, FIFA o tutti quelli del genere sportivo lì, anche se in parte resiste, ad esempio resistono i titoli della UFC, che infatti sono andati migliorando nel corso degli anni, hanno toccato l'apice comunque con l'ultimo titolo, che adesso è già qualche anno che è uscito. Mm-hmm. Quindi loro si sono presi la briga per dare i loro tempi e far uscire poi quando esce. È logico che i titoli sportivi richiedono una serializzazione. Mm-hmm. Quindi richiedono già una, vuoi per contratti o quant'altro, vuoi perché la gente obiettivamente vuole le squadre aggiornate, vuole i campionati aggiornati, gli aggiornamenti, i titoli non li fanno, cioè li fanno magari per metà stagione, così ti obbligano poi a prendere il titolo successivo comprandolo dal Pax nuovo. Quindi sempre lì per una logica di mercato, altrimenti potresti fare un titolo che si aggiorna di anno in anno con le nuove rose e sarebbe uguale, perché tanto la giocabilità è la medesima, però non spenderesti quelle cifre lì. Un po' come i cellulari. Infatti risente dalla stessa medesima logica. Il problema è tutto lì. Tra chi vede l'opera videoludica come un'opera artistica, quindi vuole appagarsi in tutti i contesti, vuole che esca un videogioco come si deve, quindi disposto a aspettare degli anni e pagare anche cifre magari un po' più sostenute, certo. E chi invece si accontenta unicamente di utilizzarlo come spazio di intrattenimento, che sono però la maggior parte delle persone, e per soddisfare questa maggior parte delle persone il mercato viene limitato. Il fatto è che non vorrei che, come tutte le cose, questo spinga la maggior parte dei soldi in circolazione, specie considerando che ormai anche il videogioco, specie con gli sports, è diventato un vero e proprio sport da praticare. Sì, infatti. Che non si convogliano troppi, troppi soldi, come ad esempio nelle storie delle società specializzate nello sviluppo che si sono portate in borsa verso i soliti noti, e quindi lasci fuori le altre persone, per cui i costi per le altre ditte siano enormemente alti. Certo. E questo magari potrebbe buttarle fuori dal mercato. È vero che è intervenuto e interverrà anche massicciamente anche in questo ambito, così come in tutti gli ambiti, le varie piattaforme tipo Kickstarter e quant'altro, che è un'opportunità incredibile. Assolutamente. Chi vuole sviluppare un progetto esterno senza ricorrere a indebitamenti o finanziamenti o quant'altro, però è tutto da risiedere questo problema generale da come una persona valuta il videogioco stesso. Certo. Ben sapendo che queste logiche di mercato non possono essere cambiate, possiamo cambiare il nostro modo di approcciarsi a questi prodotti. Certo. Quindi indirizzarci verso prodotti che meritano di più, cercando magari di dare un taglio a quelle spese inutili e superflue che ingrassano sempre il portafoglio e il culo di persone che non meriterebbero null'altro, perché vivono e campano di rendita. Certo. Sostanzialmente. Tra l'altro, secondo me, dovremmo anche parlarne magari nel prossimo podcast del mondo di Kickstarter, però vedremo bene. Beh, in ogni caso, è inutile girarci intorno. Secondo me almeno, ci sono, se non due, tre tipologie di modalità di videogiochi. Ci sono i videogiochi, quelli fatti di grandissima qualità, con un budget dietro pazzesco ovviamente. C'è la modalità di quelli che, come abbiamo ormai citato, sono quelli che buttano un gioco ogni anno
o quando possono per guadagnarci una fracca di soldi. E posso anche capire, magari non è neanche colpa dei creatori, magari è colpa di chi mette i soldi, che rompe il cazzo affinché il gioco esca. Magari portando a una situazione lavorativa estenuante, immagino, guarda. E poi ci sono, secondo me, nel centro ci sono i sognatori, quelli che magari in modalità indipendente o lo slang indie riescono a creare dei piccoli lavoretti, piccoli giochi che comunque sono dei capolavori, perché magari sono, anzi, togli magari, perché sono fatti con passione. Parlo degli indie fatti bene, quelli fatti con passione, non quelli che tipo, come cazzo si chiamava quel gioco di merda? God Simulator. È un qualcosa di vergognoso, però la gente era appiccicata a quel gioco perché era stupido. Però a parte questo, in mezzo ci sono i sognatori, un po' come noi, no? Che ambiamo alla creazione di un progetto editoriale molto più stabile, molto più interessante, vinteggioso. E niente, cioè, io penso di aver detto tutto, però se Michael vuole dire un'ultima cosa, ha la possibilità ancora. Ma qualcosina sì, lo aggiungerei volentieri, più che volentieri. Molti, specie considerando quella che è l'attività principale della nostra pagina, ad esempio, potrebbero anche pensare, ciao Spetto Drago, in maniera veramente, lo salutiamo, ciao. Se qualcuno vuole fare domande, che faccia domande, assolutamente, certo. Se no qui stiamo parlando solo io e Bonzu. Ecco, allora aspetta, comunque volevo continuare, stavo proseguendo col discorso. Se qualcuno, in questo caso Spetto Drago, vuole fare qualche domanda inerente al mondo dei videogiochi, cioè la differenza tra qualità e quantità, come si è visto nel mondo del marketing videoludico, si faccia pure avanti. Prego Michael, scusami. Molti appunto potrebbero pensare, classico modo di sminuire qualcosa che magari non si riesce a comprendere o che non incontra i nostri gusti. Mm-hmm. Quindi trovarti magari persone che dicono videogames non può essere paragonato, certo, a un film, o le emozioni che suscita un videogame non possono richiamare quelle che suscita leggendo un buon libro e quant'altro, che lì va a gusti e nessuno può dire nulla. Quello che è vitale considerare, a mio avviso, che noi facciamo con la nostra pagina, prendendo spunto appunto sia dal mondo del videoludico stesso, dei videogames e quant'altro, fino ai giochi da tavola, giochi più tradizionali. Uh-huh. Cioè, è il concetto di arte che sta dietro. Una volta che credi che l'arte stia, come lo credo io, nella creatività umana, poi che sia valida o meno l'opera appunto di quella creatività umana, questo è un'altra questione. È legata anche al soggettivo e soggettivistica in base ai gusti delle persone, in maniera oggettiva, qualsiasi altro di queste cose che influenzano i gusti personali. Però qualsiasi arte, qualsiasi opera appunto della creatività delle persone è un'opera artistica nel senso sommato, perché lo richiama la parola stessa. Quindi il videogioco ha tutti i crismi per diventare un'opera, o può esserlo già in alcuni casi, un'opera d'arte che rispecchia e sta nella sua nicchia e quant'altro. Questo non vuol dire che sia migliore o superiore a qualsiasi altra opera d'arte, ma bisogna dare una legittimità da questo punto di vista. Quindi è normale che quando vedi le cose sotto questa lente, pretendi che si cerchi di promuovere dei prodotti di una certa qualità, che rispecchiano queste cose, perché altrimenti si ricade nella banalità, nell'intrattenimento vero, pure semplice, dove non c'è forma d'arte ma c'è forma di clientelismo, chiamiamolo così. Guarda, ti fermo un attimo. Quindi, ti fermo un attimo, scusami, ti faccio la domanda di Spettro Drago. Secondo voi cosa bisogna fare e avere per creare un buon videogame? Prima lascio la parola a te, Michael. Questa è già una buona domanda. Sicuramente potresti risponderci meglio te,
perché sei, sei più addentro questo mondo qua, non specifico. Certo. Però provo a dare quella che è la mia considerazione, yes, appassionata. Poi dopo dico la mia. Almeno. Sì. Ma secondo me, almeno, quello che rincontra i miei gusti, il gioco deve essere appassionante. Quindi deve essere un misto di una storia che abbia una logica. Non mi importa di che epoca è stata concepita o se è fantastico o meno. Mi tocca il tema del fantastico. Mi importa che abbia una logica, che segua l'andamento del gameplay, quindi che non ti dia quella sensazione un po' da estraniarti da essa quando giochi. Cioè, si dice c'è la storia, però io gioco e sembra quasi di stare su due piani differenti. Ecco, che la cosa sia complementare l'una all'altra, che abbia una certa cura nei particolari, nei dettagli, oltre alla buona visuale, anche un tuo utilizzo delle musiche, che per me è vitale. Certo. Un giusto utilizzo degli stacchi, dei video, quindi che lo avvicini anche a una forma, tra virgolette, cinematografica. E deve cercare di essere quantomeno appassionante, cioè da non risultare troppo prolissa, troppo pesante unicamente perché magari bisogna far vedere che il gioco è potenzialmente infinito, ti dura un anno e mezzo, perché deve esserci anche una finalità. Cioè tu inizi un gioco, io almeno nei miei gusti, predilico che ci sia anche una fine in un modo o nell'altro. Quindi questo è quello che secondo me dovrebbe avere un videogioco per colpirmi o per arrivare già a essere considerato un'opera artistica in sé. E sicuramente per fare una cosa del genere bisogna, a parte dei soldi, perché beh, quello ormai è indubbio che è un sacco di fare una cosa del genere, però che ci sia gente appassionata dietro, certo, gente che abbia molti interessi, che riesca a coniugare questi interessi all'interno del miglioramento del gioco stesso, e non avere qualcuno dietro che ti dice per file per segno cosa faccia, cioè, avere una libertà agli sviluppatori stessi di influire con i loro gusti sulla direttiva del gioco stesso. Ecco, secondo me è così che dovrebbe essere un videogame ideale. Io cerco di dare una risposta dicendo che per fare un videogioco fatto bene bisogna guardare la passione e non il portafoglio, nel senso, sì, devi guardare il portafoglio per spendere, per creare il gioco, certo, purtroppo lo devi guardare. Però intendo per quando devi guadagnare. Certo, se hai modo di guadagnare per le tue passioni, cazzo ben venga, lo vorrei fare anch'io, soprattutto con questo progetto editoriale, assolutamente. Però in quel momento in cui stai creando un qualcosa, che sia un libro, che sia un gioco da tavolo, che sia un videogioco, che sia qualsiasi cosa, se tu parti iniziando a dire ah, io faccio questa cosa perché voglio guadagnare una fracca di soldi, ecco, hai già perso in partenza. Devi fare un qualcosa che ti appassioni a te, poi magari puoi trovare gente non interessata, ma puoi anche trovare gente interessata. Devi sperimentare, ecco, per fare qualcosa che piaccia agli altri, ma che comunque continui a dar piacere a te come creatore di contenuti. Questa è la cosa fondamentale. Poi, come ho già detto, se poi riesci a guardare, a trovare il modo di guadagnarci, ovviamente, ben venga, assolutamente. Nel contesto... Stavo morendo, videoludico, scusate. Che sia un AAA, che sia un gioco di ruolo, che sia come in questo periodo mi sta piacendo un sacco il gestionale e lo strategico, l'importante è che venga fatto con delle meccaniche fatte per bene, con passione. Esempio, un gioco che faccio un esempio, adesso tutti i AAA, adesso magari un po' meno, ma fino a poco tempo fa rompevano tanto con mappa più grande di tutti i videogame. Sì, ma se non sai riempire quella mappa non vale un cazzo. Cioè, bellissima, per l'amor di Dio, ti metti lì, spendi 70 euro per guardare una mappa, bella, bella, minchia, bella. Le recensioni del cazzo. Cos'è che stavo per dire? Mannaggia la puttana. Sì, invece, se fai un gioco come... Adesso non saprei fare un esempio, però è un gioco dove comunque ogni passo che fai
qualcosa, c'è qualche informazione, magari non eccessiva, perché tu vuoi giocare, non vuoi leggere una biografia su qualcosa, però comunque che ti faccia entrare nel vivo della storia. Magari appena fai un passo succede un qualcosa che ti cambia quel viaggio, che poteva essere un viaggio noioso perché magari devi andare da punto A a punto B, e minchia che palle. Che ci può stare anche in certi casi, sono viaggi lunghi. Per questo che le mappe grandi sì, possono dire che figo, ma possono anche avere un lato negativo. Non c'è un cazzo e devi fare dei viaggi inutili per niente. Quello per fare un cazzo. Ecco, detta volgarmente, non bisogna far vedere che c'è il cazzo grosso. Devi far vedere che lo sai usare. Che bel esempio fallico. Mancava l'esempio fallico. Ecco, basta. Questa diventa una clip di Twitch. Basta. Il cazzo è il principio di tutto. Beh, in parte sì, nel senso serve ancora quello anche per generare vita per il momento. Quindi, esatto. Appunto, c'è il principio di vita. È un po' difficile il contrario. Comunque. Beh, in ogni caso, io penso. Sì, comunque, recensioni indegne, le recensioni indegne che danno voti a cazzo, che poi sembra proprio che non è che nascondono il fatto che qualcuno gli ha allungato una mazzetta per dire sperticarsi in lodi per quei videogiochi lì, perché poi lo riconosci subito la validità di un titolo dall'altro. Sembra un po' come, sai, quando danno le votazioni alle banche, no? Alle banche italiane, no, assolutamente eccezionali, poi dopo 2 anni ti trovi che praticamente è andata a fuoco la banca perché sono che bello. Che bello. Beh, cioè, sono sempre i recensori. È un po' come triple A, queste cose qui mi sarebbero. Ma sì, ma è un po' come l'esempio di qualche mese fa, l'uscita di, adesso ti rispondo, aspetto Drago e arrivo. È come l'uscita di The Last of Us. Dopo 5 minuti di uscita di gioco c'erano già voti negativi. Come cazzo fai? Ma tanti voti negativi. Infatti c'era stata una problematica dietro, perché c'era gente magari che, se non sbaglio, era stata pagata per andare a mettere voti negativi. Ma è normale che sia così. Infatti poi c'era stata qualche... Funziona in tutti, è come l'ambito musicale. Sì, ma una merda. Comunque, l'ultima domanda... Esce l'album, dopo 3 ore sono già... C'era una merda, l'ho ascoltato 2 volte. Ma sì, guarda, lasciamo perdere. L'ultima domanda di Sperto Drago, poi penso che sia il caso di chiudere la live. Quindi voi che titoli consigliate? Te, Michael, vorresti consigliare qualche gioco? Che poi io lo consiglio anch'io, qualche giochino. Ma io, guarda, premettendo che non è che sia così un grande cultore dei videogame, quindi non è che so. Più che altro sono rimasto fuori anche dall'ambiente da un po' di anni. Sicuramente posso consigliare Tsushima, che sto giocando adesso, che è molto bello, di recente. A me sta piacendo anche Death Stranding, anche se molti... E anche lì parlano sentito, tanti male di quel gioco, purtroppo. Io per il momento sono arrivato più o meno alla metà, penso, del gioco, non mi ha disturbato. È molto presente quei filmati, quindi già anche lì andiamo molto su un livello quasi cinematografico. Certo. Sarà che io posso in fissa queste cose, comunque è un gioco che secondo me non è neanche malvagio. Quindi per il momento mi sentirei di consigliare questi due, perché sono 2 giochi a cui sto giocando e che sono usciti recentemente. Passo la parola a te, Zumboide. Yes. Allora, se vuoi un consiglio su... Allora, ti faccio il consiglio AAA e consiglio non AAA. Se vuoi giochi AAA interessanti, ti posso consigliare ovviamente il primo e Red Dead Redemption, il 2. Beh, anche l'1, perché tra l'altro stanno per fare la remastered con delle missioni aggiuntive, che arricchisce ancora di più la cosa. E... Red Dead Redemption 2 ha una storia in single player da mozzare il fiato. Io penso che in un certo pezzo della storia abbia rischiato seriamente di piangere come una puttanella. Ti lascia delle emozioni molto intense quel gioco. Porca troia. Se il primo era bello, molto bello, il secondo è stato un capolavoro. Purtroppo la gente parla male dell'online, come ho già detto prima, ma l'online secondo me è come GTA 5 quando è uscito l'online. Non c'era un cazzo. E adesso guarda cosa c'è nell'online. C'è da strapparsi i capelli. Avessi i capelli io. Me li strapperei. È un altro gioco. Magari perché c'hanno ancora la connessione con... esatto. Con i cavi di...
con le antenne alla Tesla, probabilmente, quello che non è fa schifo. Esatto. Cioè, la connessione che dopo 16 minuti è avviato la partita, non sarà bello l'uso. Vabbè. E l'altro gioco è The Other World, che è un AAA, mi permetterei di chiamarlo AAA, che praticamente sono i creatori, i veri creatori di Fallout. Fallout è un bellissimo gioco, certo, ma è stato acquistato perché la precedente proprietaria stava fallendo, l'azienda stava fallendo. Si è ripresa e ha creato questo giochino che è uscito l'anno scorso o due anni fa, che finalmente sono riuscito a riottenere grazie alla mia compagna che me l'ha regalato. E è ambientato nello spazio, però ha tipo uno spazio stile western, tra virgolette, molto carino, ma non è solo quello. Ogni scelta che tu fai nelle conversazioni può veramente cambiare tutto, tutto, ed è molto bello. Non dico altro perché è da provare. Se invece non vuoi giochi AAA, dipende cosa ti piace. Se, come dicevo prima, se ti piacciono i gestionali, potresti giocare a o un Tropico, il 6 tra l'altro è scontato sullo store, o un gioco che l'hanno finalmente messo su PlayStation, ma lo trovi anche su PC, cioè Planet Coaster. Crei il tuo parco di divertimenti, che lo voglio avere, assolutamente. Ha delle meccaniche molto, molto interessanti e c'è un botto di roba da aggiungere nelle espansioni, espansioni valide, tra l'altro. E secondo me vale la pena. Se vuoi uno strategico, a me piacevano una volta i Total War, ma anche quelli, nonostante la strategia è un gioco di nicchia, si sono un pochino commercializzati, ammettiamo, perché hanno iniziato a fare Warhammer. Però se ti piace il Warhammer, ben venga, cioè è perfetto, è per te. Oppure prendi gli strategici in stile Europa Universalis, che sono della Paradox, che però non fa traduzione in italiano, maledetti bastardi. Però per fortuna, cioè, dei grandi signori si sono messi a fare le traduzioni in italiano gratis come mod. Ed è uno strategico un po' impegnativo, sia chiaro. Però se sei veramente appassionato di strategia, mamma mia ragazzi, che figata. Altri giochi non ti saprei dire, perché sennò avrei una sfilza di roba da dire e la live non finirebbe più. Però io penso che sia ormai arrivato il momento di concludere. Che dici, Michael? Sì, se no facciamo poi rivalità con la live infinita di Dario Moccia. Esatto, poi Moccia mi chiama e mi dice: oh boia, basta, mi stai rubando gli scritti. Comunque, l'ultima cosa che è di vitale importanza rispetto alla live precedente, che mi sento di dirlo con tutto il cuore. Yes. Sai, per la storia di Johnny Depp con la moglie, l'ex moglie che fa nell'aggiornamento. E in quella roba del fine, no, l'aggiornamento è che praticamente Aquaman mi fa cagare. È un film di merda. Funziona unicamente perché c'è Jason Momoa che se mettesse un pezzo di legno con i muscoli sarebbe uguale. E niente, questo dovevo dirlo dalla live corsa, ma hai voluto dire l'altro su questo, mi sembra giusto. Ma se non sbaglio, dai, anche la Amber adesso l'hanno tolta dal film. Guarda, se la togliessero dall'esosfera spedendolo nel vuoto interspaziale sarebbe forse una cosa migliore. Però anche un psichiatrico non andrebbe male. Quello sarebbe l'ideale. Ma grazie a te, Spettro, per le domande, ti ringrazio molto. Beh, io direi che è il momento di concludere, eh? Sì, ricorda ai nostri aficionados che... Ah beh, ovviamente io vi ricordo... Che prossimamente uscirà roba su Castel de Vintage, e di seguire le nostre live di gioco. Vabbè, certamente. Ovviamente per ora ogni giovedì esce il nostro podcast, questo tra l'altro, Coffee Nerd Podcast, dove parliamo un po' del più del meno. Vedremo di cosa parlare giovedì prossimo. Poi vi invito, scusate se faccio la marchetta, ma dobbiamo un po' campà. Vi invito ad andare su Instagram, andare su Facebook, andare su, vabbè, ovviamente Twitch e YouTube, dove tra l'altro su YouTube esce l'audiolibro di Michael. Momotaro guardava sempre la luna. Ogni mercoledì alle 18:30 Dark Fantasy. E ogni tanto, magari stasera, adesso vediamo se riusciamo, una live videoludica. Magari Dead by Daylight. Però adesso vediamo se c'è la possibilità.
dovevo ancora sistemare un pochino di cose con tutte le attrezzature. Siamo poveri come la merda, ecco. E niente, cos'altro mi sto dimenticando? Però non siamo usciti dal buco del culo. Eh? Dico, siamo poveri come la merda, ma almeno non siamo usciti dal buco del culo. Vabbè, almeno quello. Che siamo tutti usciti come ha voluto il Signore. Dimentico qualcosa? No, hai detto tutto, io... No, io vi ti saluto. Saluto chi ci ha sentito, ci ha seguito Spettro Drago fino adesso, quelli che ci seguiranno non li saluto perché tanto ci seguiranno nel futuro, quindi non posso salutarli nel presente. Ok. Au revoir. Au revoir. E niente, ricordate sempre che Aquamer fa cagare. Fa schifo alla merda, ecco. Va bene, allora io ringrazio gli spettatori che ci hanno seguiti, vi ricordo che la live verrà ricaricata su YouTube penso sabato. Grazie di tutto, grazie per la vostra collaborazione e alla prossima. Che il vintage sia con voi.